Bene, grazie Giorgio. Per noi oggi è veramente un momento importante perché è il lancio proprio dell'e-management per il 2016, quindi siamo molto felici che anche quest'anno, e dicevamo prima che sono esattamente 7 anni di collaborazione, di partenariato molto stretto con la piccola, e che ha portato, devo dire, una grande effervescenza, un grande movimento di pensiero proprio su il management. E al di là degli aspetti quantitativi che potete già vedere, ma ne ha parlato anche prima il vicepresidente Filippo, su quanta attività di formazione è stata fatta, quello che è stato creato in questi anni e una vera community. Quindi questo cosa vuol dire? Cioè, da un lato questo partenariato con piccola industria ci ha portato a condividere le strategie di sviluppo, di crescita, di saper interpretare, ecco, i bisogni e soprattutto di mettere in campo, ecco, questa grandissima trasformazione. Trasformazione che ha visto la crescita di molte aziende piccole, ne abbiamo anche incontrate di medio grandi, ma soprattutto la grande soddisfazione è stato vedere, per esempio, anche qui a questo tavolo, ma direi anche in sala, ci sono molte aziende che sono partite proprio insieme a noi. E soprattutto, dicevo, creando questa community c'è stata proprio una grande capacità di scambio, di mettere in relazione un'azienda con l'altra, di attivare una situazione di benchmark molto importante per le aziende, perché quando qualcuno e le aziende oggi vogliono diventare lean, il problema è prima di tutto andare a capire come altre aziende hanno fatto questo tipo di percorso e quindi aver costruito, no, in questi anni delle best practices, degli esempi, no, anche questo che oggi abbiamo sentito su un tema così importante, ecco, per noi ha un valore fondamentale, cioè quello proprio di mettere a disposizione di tutti, ecco, le esperienze, capire che questo passo si può fare, che si può cambiare. Quindi oggi siamo già all'interno di questo primissimo percorso che noi vogliamo proporre e, come diceva anche Giorgio Possio, è da qualche anno che stiamo parlando di Lean Accounting e volevamo però, come dire, aspettare quello che poteva essere un sentiment più diffuso, anche un'azione più diffusa della Lean. Poi ci siamo anche detti, ma veramente questo è un tema che, se da un lato può essere sicuramente un tema giusto per le aziende che hanno già iniziato un percorso, è veramente strategico avere un approccio con il management già da questi primi passi. Quindi questo ve lo voglio dire perché oggi per me è un evento eccezionale, perché grazie, devo dire, anche a Giorgio Possio, che è già stato ringraziato, ma io gli devo molto perché è stato lui l'anima di questo movimento di pensiero. E come sapete, ogni cambiamento, ogni innovazione ha bisogno di avere un suo main sponsor, no? E poi l'abbiamo seguito tutti, perché poi l'effetto della contaminazione è una cosa straordinaria. E devo dire che noi come Skillab raccogliamo queste soddisfazioni, perché vediamo che le nostre aziende che abbiamo accompagnato in questi anni stanno avendo miglioramento, stanno avendo successo. Il tema di oggi è un tema strategico, quindi sgombriamo ovviamente la nostra mente dà concetti che possono richiamare, non so, la contabilità generale. No, assolutamente. Ce l'ha detto molto bene Brian. Chi affronta il lean accounting non deve pensare a un discorso di taglio dei costi. Assolutamente, è un tema strategico. Noi dobbiamo liberare le nostre risorse, attraverso le analisi dei processi per avere della disponibilità, della capacity, quindi per poter disegnare da un punto di vista strategico
il nuovo business, le nostre nuove idee, per fare in modo che le persone, che come abbiamo detto, sono veramente la chiave del successo in questa trasformazione Lean, perché noi abbiamo bisogno di questo grandissimo coinvolgimento. Quindi le persone devono lavorare insieme, devono trovare le idee del miglioramento. Nella filosofia del Lean, il miglioramento continuo è un must. Quindi noi dobbiamo trovare in modo che le persone, durante la loro giornata di lavoro, trovino delle modalità per pensare al miglioramento. Quindi, già da oggi pomeriggio, per esempio, noi abbiamo fatto organizzato un incontro per chi in questi ultimi 2 anni è venuto ai primissimi corsi, perché con Brian noi siamo partiti già 2 anni fa con dei piccoli seminari e devo dire che è stato un grande successo, perché cominciare a parlare di questi temi 2 o 3 anni fa, devo dire, siamo stati tra i primi a parlarne, quindi questo è anche un grande vanto, perché ci fa capire come, se si arriva per prima e soprattutto se si lanciano i messaggi giusti, cioè le aziende poi ci seguono, e quindi questo è fondamentale. Dopo oggi pomeriggio, ne abbiamo già un po' accennato nelle esposizioni che mi hanno preceduto, ma abbiamo 2 giornate importantissime, che sono quelle che svilupperanno proprio i concetti che Brian vi ha illustrato molto bene. Quindi il 18 e il 19 aprile sono 2 giornate veramente che devono costituire, almeno per voi, un appuntamento strategico, perché partite col piede giusto. Quindi riprenderemo questi temi, ma li affronteremo ovviamente con un piccolo gruppo, non accettiamo più di 15 persone, ad oggi ne abbiamo 8-9, quindi questo solo per dire che chi è interessato lo può ancora fare, e a noi interessa veramente far sì che chi viene in aula esca con un valore aggiunto, esca con non solo una conoscenza, ma con un valore da applicare direttamente in azienda. Quindi questo per noi è fondamentale e lo faremo quindi in queste 2 giornate. Quindi affronteremo, come dicevo, tutte quelle tematiche, partendo sempre dal presupposto che non c'è miglioramento se non si misura. Quindi questo concetto della misurazione, che si diceva, è un concetto strategico. Quanta carta produciamo? Quante informazioni non utili che dobbiamo elaborare quotidianamente o assolutamente in maniera non tempestiva rispetto alle informazioni vere che ci servono? Quindi è chiaro che si tratta di cambiare un po' mindset, no? Lo diceva bene anche Diego Borgna, no? Dice: ma quali sono le difficoltà? Ecco, c'è un cambiamento culturale, ma noi siamo qui per questo. È la formazione che può dare una risposta molto puntuale ad un approccio che deve poi diventare un approccio orizzontale all'interno dell'azienda, perché andare a individuare dei nuovi key indicators vuol dire trovare le modalità con cui le persone vengono coinvolte e lavorano per questo tipo di obiettivo. È così che si può misurare il miglioramento, ed è da qui, come si diceva molto bene Giorgio, si possono continuamente ritrovare le motivazioni. Avremo poi successivamente, tra maggio e giugno, i percorsi basic. Questi, diciamo, che possono seguire quelli che abbiamo detto poc'anzi, no? Quindi qui riprenderemo alcuni concetti fondamentali che saranno un po' da collante per i giorni che avremo fatto in precedenza con Brian. Questo lo possiamo fare sia utilizzando il World Class Manufacturing. Anzi, colgo l'occasione per ringraziare Inger Gobetto, che oggi veramente ci regala anche la sua presenza in questo workshop. Noi abbiamo un partenariato molto forte con Fiat
e questo ci consente sistematicamente di portare alle aziende, ecco, questo modello organizzativo che, come sapete, è stato, come dire, il grande successo di Marchionne all'estero e in tutto il mondo. Abbiamo poi avuto la possibilità, anche grazie all'ingegner Gobetto, di andare a visitare gli stabilimenti di Chrysler. Voi non avete idea di come in America sia Marchionne che questa organizzazione non solo eccellente, ma ha una visibilità all'interno dei paesi come modello unico da imitare. E quindi questo è importantissimo per noi, cioè avere sempre, puntare sull'eccellenza, no? Come abbiamo Brian, perché sarà Brian a tenere i corsi, questo lo voglio sottolineare, quindi approfittiamo sempre di questa presenza in Europa per riuscire anche a catturarlo nelle nostre aule di formazione. E poi dicevo questo eccellente partenariato con Fiat. Ma avremo anche altre esperienze importantissime che ci portano anche su un filone un pochino più avanzato. Qui generalmente prendiamo in esame il tema della Lean abbinata a dei processi specifici, a delle aree specifiche, come per esempio l'area commerciale, l'area del design, quindi per chi fa progettazione e ricerca, quella dell'innovation, che è importantissima. E poi avremo anche un seminario molto bello, qui c'è Anna Possio, io la ringrazio anche perché grazie anche ad Anna Possio oggi siamo in grado di avere due traduzioni di due libri che vi consiglio subito. L'uno, il primo, è quello che trovate fuori, che è quello dell'In Accounting, ma l'altro è quello dell'Incata. L'Incata noi vogliamo adesso diffonderlo maggiormente nelle aziende, perché quando un'azienda inizia un processo lean, il problema è come continuamente alimentarlo, come diffonderlo, come creare questa cultura a tutti i livelli. Ecco, quindi l'Incata è effettivamente una metodologia che bisogna conoscere, che bisogna applicare nella propria azienda e che bisogna estenderla. Ma le altre iniziative sono altrettanto importanti perché molte attività vengono fatte proprio nelle aziende di eccellenza. Questo perché? Perché ormai tutti vogliono vedere le applicazioni dirette. Quindi andare oltre l'aula per noi è fondamentale, cioè chi fa formazione deve sempre di più far vedere alle aziende. Quindi come oggi abbiamo avuto una testimonianza, ma anche andare esattamente a vedere che cosa succede in determinati stabilimenti. Quindi qui abbiamo già in programma una visita importantissima alla Fiat Powertrain di Verrone. Se ne parla poco di questo stabilimento, ma io ogni volta che mi è capitato di visitarlo, tutte le aziende, gli imprenditori che sono venuti con noi sono rimasti completamente strabiliati, perché è uno stabilimento a pochi chilometri da Torino ed è un gioiello. Io non so se è già arrivato sicuramente al silver, forse al bronzo, ecco. Ah, golden, ecco, infatti dicevo, no, io ricordavo. Quindi è arrivato al bronzo, voi sapete che c'è tutta una. Ah, scusate, al golden, no? E questo vuol dire è arrivato al top. Io devo dire che siamo stati anche strabiliati dai manager che abbiamo conosciuto. Ecco, io su questo faccio anche una sottolineatura perché sia in America che negli stabilimenti di oggi di Fiat troviamo un livello di management straordinario, cioè management abituati a condividere, a diffondere, ad avere una comunicazione veramente molto efficace, ma molto disponibili a trasferire, ecco, le loro conoscenze, le loro competenze, le loro esperienze. E questo per noi è un valore importantissimo. Infatti io vi ringrazio proprio perché ho assistito in questi anni veramente un cambiamento, se vogliamo, di cultura proprio anche nelle aziende di Fiat, cioè oggi rappresentano veramente l'eccellenza. Quindi andremo, è stato anche programmato una visita, come dicevo, alla Fiat Powertrain a vedere esattamente l'area manutenzione. Quindi questa è un po' la novità per
per il 2016. Non andiamo a fare una visita generale generica, ma con un focus molto specifico su un'area. Quindi le due aree che prenderemo in esame sono quella della manutenzione e quella della logistica, andando poi a visitare la Mopar di Volvera. Andremo poi anche in Maserati. Abbiamo già avuto una felice esperienza l'anno scorso e anche in quel caso ci sarà una parte di visita, ma poi un'altra parte di illustrazione, per esempio sui principi in cui si basa il World Class Manufacturing, quindi parleremo dei pilastri, eccetera, in modo per apprenderli, ma direttamente in loco, in azienda. Altre cose straordinarie, il viaggio in Giappone. Il viaggio in Giappone, lo dico con grande enfasi perché è un'esperienza unica, irripetibile, e che chi approccia questo tema la deve fare. Innanzitutto per capire la cultura giapponese, cioè dove ha avuto le origini, ma soprattutto per andare anche a conoscere non solo la Toyota, ma aziende di piccole dimensioni che rappresentano un po' l'identità delle nostre piccole e medie imprese, dove ci sono stati grandissimi successi. E quindi anche questi raccontati direttamente dai giapponesi, ecco, credetemi che è un'esperienza veramente unica. Ecco, entrare proprio alle radici di dove è nata il Toyota Production System e a vederne, ecco, l'evoluzione in tutte le altre aziende, anche di settori diversi rispetto all'auto. La tappa fondamentale, comunque la fase fondamentale del percorso, è proprio quello dell'accompagnamento in azienda. Noi crediamo molto nella formazione, quindi riteniamo che un approccio Lean debba partire sicuramente nelle nostre aule, arricchendolo ovviamente con le esperienze che possono essere immediatamente messe a disposizione delle imprese. Però l'aspetto fondamentale è partire con un progetto di trasformazione all'interno dell'azienda. Ecco, noi facciamo questo, lo facciamo con un team straordinario, come dicevo, che ancora una volta riguarda Fiat, ma anche altri consulenti che ci seguono, per avere un approccio, come si dice, graduale, quindi andare a individuare qual è l'area di intervento per poi via via andare a costruire un percorso. E questo lo facciamo anche con il supporto di finanziamenti. Questo lo dico perché mai come quest'anno, nell'aprire la stagione del Lean Management, abbiamo la concomitanza di due strumenti fondamentali per poter fare questo. Uno è fondi dirigenti, quindi le aziende che oggi sono aderenti al fondo possono avere da subito, perché il bando è aperto, dal 18 aprile iniziano già, come dire, le consegne dei primi dossier di progetto, per veramente andare a creare un percorso ad hoc a livello aziendale. Quest'anno poi fondi dirigenti, oltre a prevedere la possibilità di fare delle attività a livello aziendale, ha anche un'altra opportunità interessantissima, che è quella di finanziare le attività interaziendali. Cosa voglio dire? Per esempio, noi fino all'anno scorso, chi voleva fare un viaggio poteva fare un unico progetto, quindi c'era il viaggio in Giappone e poi poteva starci una Kaizen Week, non di più. Quest'anno invece è possibile chiedere un finanziamento sia per il viaggio, con, come dire, un progetto a sé stante, e poi richiedere anche un finanziamento per le attività in azienda. Voi capite che le opportunità veramente sono infinite per le aziende oggi. E questo vuol dire anche, per esempio, per ciò che riguarda molte attività formative, anzi di quelle che noi abbiamo proposto a catalogo, sono tutte finanziabili con fondi dirigenti. La stessa cosa, in maniera, come dire, con dei parametri un po' diversi, fondi impresa, quindi per le aziende che non hanno dirigenti, possono finanziare la formazione, per esempio in aula, con il contributo aggiuntivo. Non so quante delle aziende qua presenti conosce anche questo tipo di strumento come fondi impresa. Guardate che questo è un'opportunità per le aziende enorme. È finanziabile anche il viaggio, quindi per le persone che non sono dirigenti. E questo, diciamo che il bando per il contributo aggiuntivo apre da maggio, quindi abbiamo giusto il tempo per, diciamo, organizzare un progetto che preveda un percorso articolato, quindi con una formazione in aula,
con un percorso in azienda, con delle attività di viaggio, di studio, che possono assolutamente, che debbono corredare questa esperienza di questo bellissimo viaggio LIN. Grazie.